Sia lodato Gesù Cristo, ecco, siamo a Fatima, proprio nella zona dei Valignos. Vedete, qui siamo nella zona dove l'angelo, i bambini hanno incontrato l'angelo. D'altra parte, qui possiamo vedere anche la zona dove vivevano i bambini, cioè è questa zona qui, vedete, qui si vedono le case, no, questa, eccole qua. Questa è la zona dei Valignos, diciamo, no? Questa è la zona dei Valignos, dove appunto abitavano i ragazzi, no? I ragazzi Francesco, Giacinta e Lucia. Qui c'è la casa appunto dove vivevano, si può visitare la casa. Molto bello, si vede anche qui, si vede tutto il panorama, da qui su si vede tutto il panorama, si vede abbastanza lontano, molto bello. Questi ragazzi vivevano così, in mezzo alla, anche, vivevano in mezzo alla campagna, vivevano, erano ragazzi appunto che, come sapete, aiutavano i genitori, eccetera. Allora è molto bello qua, vedete che bello. Bello venire per anche sperimentare un po' noi quello che sperimentavano loro. Qui oggi stanno sistemando, stanno raccogliendo le ulive, evidentemente, vedete. Stanno lavorando, infatti si sentono dei rumori che vengono un po' da qui. Forse stanno anche lavorando qui, facendo altre cose. Ma guardate che meraviglia, Oggi è proprio silenziosissimo qua. Non c'è nessuno praticamente, sono questi signori che stanno raccogliendo le olive e poi qui. Guardate che meraviglia, Guardate che meraviglia. Tutto veramente è incantato, è un qualche cosa di incantevole, C'è proprio un incanto profondo che hanno questi luoghi. Veramente la Madonna li ha impresso e l'angelo hanno impresso il sigillo, no? Un sigillo particolare. Ecco, qui vivevano, qui stavano i ragazzi appunto in questa zona quando appunto è apparso loro l'angelo. E qui vi voglio far leggere una cosa che è molto interessante, questa scritta è molto interessante per noi. Guardi che dice qui, Lucia dice, le parole dell'angelo si impressero in tal modo nella nostra mente che praticamente rimasero fisse in essa. Jamais nos, questo penso che appunto non ce le scordiamo mai. E da allora, da quando appunto incontrarono l'angelo e videro l'angelo che pregava, vi ricordate? Andatevi a vedere le preghiere che l'angelo ha insegnato ai bambini. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Santissima Trinità, ecco, Padre, Figlio. Ci sono, ecco, un paio di preghiere. Allora, vedete, l'angelo ha insegnato a pregare prostrati a questi bambini, E vedete, allora, a pregare con quelle preghiere che lui gli aveva insegnato. E allora, ora io non so se l'angelo pregava soltanto con la preghiera Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, oppure anche con quella Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo lo vedremo meglio magari un'altra volta, oppure lo vedete voi approfondendo la cosa. Però mi interessa guardare, farvi sentire che cosa dice Suor Lucia. E da allora passavamo molto tempo così prostrati come l'angelo, ripetendo quelle parole a volte e fino a cadere stanchi, quindi rimanevano tantissimo tempo in preghiera dopo appunto che avevano ascoltato le parole dell'angelo. Quelle parole non erano soltanto dell'angelo, erano parole di Dio che si erano impresse. Guardate, questo è stupendo, questo qui, qui perché la parola di Dio in alcuni casi, cioè quando noi siamo aperti e quando il Signore, ecco, evidentemente, ci si manifesta in particolare con potenza, allora queste parole si imprimono in noi e ci portano a fare certe cose. Guardate, da allora, come dice questa sua Lucia, passavamo molto tempo così prostrati, ripetendole quelle parole, fino a cadere stanchi. Guardate, la parola di Dio si imprime in noi. Noi dobbiamo far sì che le parole di Dio si imprimano in noi. Cioè, attraverso le parole di Dio, Dio ci imprima il suo sigillo e ci porti a fare quello che vuole Lui. Le parole di Dio, la parola di Dio, quando noi siamo aperti, la parola di Dio si imprime in noi. Perché, vedete, la parola di Dio
È Dio stesso, attraverso la parola, è Dio stesso che opera. Quindi se noi siamo aperti a Dio, Dio ci porta a fare quello che vuole Lui. Bellissimo. Ecco perché, guardate, tra l'altro, quello che è molto importante è questo. Dobbiamo avere un continuo contatto con la parola di Dio, Ascoltarle molto, ascoltarle e pregare su di esse. Perché la parola di Dio si imprima in noi e ci faccia fare quello che Dio vuole. Vedete, dobbiamo essere aperti al Signore proprio perché la sua parola si imprima in noi e noi facciamo quello che lui vuole. Questo è molto importante, questo messaggio, queste indicazioni che ci vengono da questi ragazzi. La parola di Dio si deve imprimere in noi e appunto si deve imprimere in noi sicché ci porta a fare quello che Dio vuole. Guardate che meraviglia, questi bambini che prima magari giocavano, erano bambini come tutti gli altri, dopo l'incontro con l'angelo sono, diciamo, marchiati da Dio, santissimi, santamente, no? E quindi cominciano a pregare, hanno proprio un'attrazione alla preghiera. Guardate che è una trasformazione, qui c'è si imprime una forma nuova in questi bambini, la forma divina, per cui questi bambini cominciano a pregare, prostrati, notate bene, prostrati umilmente, come l'angelo, bellissimo. Tra l'altro, guardate, stavo meditando tempo fa, gli angeli sono molto umili. Attenzione bene, gli angeli santi sono molto umili. Quindi questa preghiera prostrata è una preghiera di umiltà. Dobbiamo imparare ad essere umili e pregare con grande umiltà. Questa è la preghiera veramente potente. La Madonna ci chiama a pregare con grande umiltà, Umiltà. Queste parole dell'angelo poi sono veramente, che poi è Dio, no? Ripeto, queste apparizioni non sono mai dell'angelo semplicemente, della Madonna semplicemente, è Dio che si manifesta attraverso l'angelo, è Dio attraverso la Madonna che ci parla. Quindi smettiamola di tante volte, no? Ridurre, no, ma l'angelo parla questa. Calma, qui è Dio che attraverso l'angelo ti parla e ci sta dicendo cose importantissime, non da scherzo, cose importantissime, e dobbiamo studiare, pregarci su queste cose. Ma Dio perché ha mandato quest'angelo? Per perdere tempo. Lo ha mandato per dirci cose importantissime, se no non lo mandava. Sveglia, sveglia, sveglia tutti, svegliamoci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E impariamo anche noi a dedicare molto tempo alla preghiera, cari fratelli, molto tempo alla preghiera, molto tempo alla preghiera, a una preghiera umile. Imitiamo anche noi l'angelo e questi bambini che pregavano tanto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo nostro Signore, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con i quali gli stessi è offeso, e per i meriti del cuore suo sacratissimo e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Amen.